cari amici, oggi parliamo di efficienza e di produttività e più nello specifico di come smettere di distrarsi. Aspetta, non mi stai ascoltando? So intanto la percezione che te ti distragga un po' troppo durante i miei video, eh? Magari sei lì che guardi il video, ma nel frattempo rispondi anche ai messaggi su WhatsApp, fai la lista della spesa, dai da mangiare al cane. Una cosa è certa, viviamo in un mondo avvolti, ricoperti da potenziali distrazioni e spegnerle per sempre è utopistico. Dalla tecnologia che ci connette a tutto e a tutti 24 ore su 24 alle infinite forme di intrattenimento che sono intorno a noi. La vita moderna è un po' come se fosse un percorso minato e tu devi stare attento ad avanzare senza farti intaccare eccessivamente da tutte queste distrazioni. D'altra parte, imparare a andare oltre le distrazioni, non farsi troppo fermare dalle distrazioni è fondamentale nella vita professionale, ma non solo. Nel video di oggi vediamo quattro comportamenti, secondo me, molto funzionali a questo scopo, con una particolare attenzione alla vita lavorativa. Il primo è non restare a letto più del dovuto. Dai, ammettilo, quante volte hai posticipato la sveglia la mattina sul tuo smartphone? Ancora 5 minuti, ancora 5 minuti, ancora 5 minuti. E hai passato l'ora successiva a rimandare, quindi 5 minuti in 5, e ogni volta che ti svegliavi eri più stanco dei 5 minuti precedenti. Oppure c'è quello che mette la sveglia alle 8 meno 10 per uscire alle 8 e poi tu sei lì che cammini per strada e te lo vedi passare accanto con lo spazzolino da denti ancora in bocca. Caro amico, cara amica, non svegliarti all'ultimo momento o comunque non continuare a ritardare la sveglia quando suona. Infatti, le prime ore del mattino sono tra le più preziose dell'intera giornata. E questo non solo perché sarai più fresco, concentrato e determinato quando inizi la tua routine quotidiana, ma anche perché le distrazioni tendono ad accumularsi col passare delle ore nel corso della giornata. Che cosa puoi fare nella pratica? Puoi provare ad affrontare tutti quei task, quei compiti che richiedono la massima tua attenzione e concentrazione nelle prime ore della giornata. Com'è che dicevano Shining, eh? Il mattino l'oro in bocca. Fai come dice Shining, senza però la cosa dell'ammazza da baseball e di cercare di uccidere la famiglia magari. Allora, vedrai che se riesci a svegliarti e a lavorare nelle prime ore dall'alba della giornata, prima ancora quindi che gli altri si sveglino e che aumentino, no, i fattori potenzialmente per te distraenti, vedrai che aumenterai di gran lunga la tua produttività, perché sarà molto più semplice per te restare focalizzato su quelle attività. Quindi più utilizzi queste ore prive di distrazione del mattino, più sarai produttivo. Impostare una routine mattutina ti sarà di grande aiuto a questo proposito. E se vuoi sapere di più sulle abitudini, routine mattutine, eccetera, eccetera, c'è il mio libro Fattore 1%, che oggi è arrivato addirittura alla sua seconda edizione, aggiornata e arricchita rispetto alla precedente. Secondo spunto è non lasciare l'organizzazione della tua giornata al caso. Cioè, visto anche quanto appena detto nel punto 1, la cosa peggiore che tu puoi fare è non adoperarti per cercare di dare una forma alla tua giornata. E questo a partire già dalla sera prima. Magari invece che dire, boh, ci penserò domani a che cosa fare domani, potresti metterti un attimo e scrivere l'elenco delle cose che dovrai fare, inserendo anche quelle ovviamente per te importanti, un po' di spazio, di relax e altro. Io lo faccio sullo spazio appunti dello smartphone. Funziona. Quindi in questo modo tu alla sera ragioni come uno stratega esperto, mattino ti svegli che invece sei un soldato pronto a ubbidire a quello che lo stratega gli ha detto la sera prima. Fare pianificazione ha un grande valore e, per dirla con una frase di psicologia a strappo, eccola qua: se sbagli a pianificare, pianifichi di sbagliare. Guarda, te la faccio vedere da vicino, leggi bene: se sbagli a pianificare, pianifichi di sbagliare. Perché? Perché quando pianifichi ogni giorno la sera prima, inizi a vedere le distrazioni per quello che sono, ovvero qualcosa che ferma i tuoi progressi e rallenta la tua corsa verso i tuoi grandi obiettivi. Quindi la sera prima di andare a letto ti ritagli uno spazio di tempo, 3-5 minuti, per fare mente locale sulle cose importanti da fare domani e le scrivi. Ricordati di inserire sia i compiti legati al lavoro, ma non solo, anche quelli di relax o robe tue personali, sono importanti. Tanto più sarai in grado la sera prima di pianificare nei dettagli quello che arriverà, tanto più sarai forte per resistere alle distrazioni del giorno dopo.
E arriviamo così al terzo punto di questo video, che è non lasciare i tuoi device connessi o in vista. La vibrazione del cellulare, per dire, ma anche semplicemente il display che si illumina, sono delle cose che ci distraggono. Quindi, se il tuo lavoro te lo permette, quando ti devi concentrare, sposta il tuo cellulare lontano da te, magari in un'altra stanza. Lo so, amici, è dura, vi sono vicino, è dura. Allo stesso modo puoi mettere offline i tuoi device, internet e tutto ciò a cui internet permette uno schiocco di dita di accedere è praticamente letale per la nostra attenzione, per la nostra concentrazione. E anche se magari internet è fondamentale per lo svolgimento del tuo lavoro, prova a chiederti se ci sono magari dei compiti che in realtà puoi fare anche senza connessione online. Ed ecco che quelle specifiche attività, quando le svolgi, lo fai completamente offline, ti disconnetti del tutto. Come detto, ti senti sopraffatto dalla FOMO, dalla fear of missing out? Insomma, hai paura di perdere l'ultima news, l'ultima foto pubblicata dal cugino, dell'amica, della tua parrucchiera che ha appena comprato l'ultimissimo modello di quel tagliaerba che tu non ci credo neanche a vederlo così bello. Va bene, allora puoi controllare lo smartphone, però decidi tu quando e non lasciare che sia lo smartphone a controllare te e il tuo tempo. Mi concedo di controllare lo smartphone nelle mie pause, nella pausa caffè, nella pausa pranzo, e però mentre lavoro lo tengo lontano da me. Oppure mi do un quarto d'ora ogni due ore e mezzo di cazzeggio totale nei social. Bene, quei 15 minuti ci do dentro, ma per il resto bonifico da distrazioni digitali il mio tempo. E poi in questo modo, no, dopo due ore di lavoro potrò godermi tutta tranquillità quei 1749 messaggi su WhatsApp che mi sono arrivati nel frattempo. Bene, ultimo punto, ma non certo per importanza, è non vivere nel disordine. E questo perché l'ambiente intorno a noi influenza di gran lunga la nostra produttività o la nostra improduttività. Disordine e distrazioni vanno avanti di pari passo, e tanto più il tuo ambiente sarà disordinato, tanto più tu sarai facilmente distraibile. Ti dirò di più, preso nel suo insieme il disordine può distrarre di più delle sue singole parti. Cioè, intendo dire che non è tanto l'aver sotto mano alcuni oggetti che non sono al loro posto a distrarti, quanto l'ambiente disordinato nella sua totalità. Cioè, è senza dubbio complesso riuscire a rimanere concentrati, focalizzati, quando tutto l'ambiente intorno a te parla il linguaggio del caos. Inoltre, il disordine ti obbliga a spendere più tempo per cercare le cose che effettivamente ti servono, perché magari non le trovi, il che, oltre a minare la tua concentrazione, ti fa anche perdere un sacco di tempo. Quindi, prendi il tempo per mettere un attimo a posto il tuo ufficio, lo spazio in cui lavori. E quando avrai finito, se non ci sono ingombri in giro, vedrai che riuscirai a concentrarti molto più facilmente. Oh, bene, cari amici, anche per oggi è tutto. Spero che questi spunti possano aiutarvi a migliorare la vostra produttività e la vostra efficienza sul lavoro. E tieni presente che se vuoi crescere, continuare a crescere sul lavoro in questo frangente, ma anche in molti altri, in realtà c'è il Mazu Team, perché c'è Skill Factor, l'Academy che ho formato, supervisionato sulle soft skills, che aiuta le aziende e le persone che popolano e abitano e compongono le aziende a migliorarsi giorno dopo giorno come esseri umani. Se ti può interessare, ti invito a curiosare sul nostro sito di cosa si tratta, lascio il link in descrizione. Se il video ti è piaciuto, mettici un bel like e iscriviti al mio canale YouTube per non perdere i prossimi contenuti. Ciao e alla prossima!